È capitata questa cosa, uno scandalo sempre. Ma anni fa. Ma perché? Perché hanno sbancato, invece di sbancare una colonna una volta, quando hanno fatto il restauro, hanno sbancato tutto il palazzo. Ma nessuno ne ha parlato, è ancora in queste condizioni. Io vedo il ministro delle Poveromani, glielo dico, non è possibile questa cosa. Dammi un po' più di luce, che tanto mi riguarda, poi gli faccio un'intervista. Dammi più di luce. No, ma non è sopportabile questa cosa qua. Ti rendi conto di come è l'Italia? Qui siamo nel 1526. I lavori sono fermi? Sì, 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 ma da quattro anni, cioè, non hanno fatto più nulla, voglio dire, da quattro anni. Dai, credami un po' di luce. Quindi com'era tu che ti ricordi qui? Questa qui è una colata recente di umidità. Questo è recentissimo. Ma roba da pazzi. È assicurato anche voi. Sì, quello di San Giacomo è arissimo. Questo qua si legge bene, questo qua che è bellissimo, fammelo vedere meglio. Sì. Vedi? Questo pellegrino qui o questa pellegrina è bellissimo il volto. Vedi che ha un po' anche di ombra sulla faccia. No, l'importanza di questi affreschi è tale e la qualità è così alta che non si può non intervenire. Ne parlo immediatamente col ministro. Mi pare strano, però non c'è la regione qua, non ci sono. Vabbè, c'è la regione, però. Aspetta, chiamo subito il sovrintendente. C'è un processo. Ma perché c'è un processo? Perché hanno fatto cadere il tetto. Ho capito, ma non è una buona ragione per non intervenire. No, pensavo di venire a vedere un restauro e un edificio che avesse avuto problemi. Ma non pensavo di vedere un abbandono che è comunque una forma di irresponsabilità dello Stato abbastanza grave, perché qui c'è una sovrintendenza, parlerò adesso con il sovrintendente che è probabile che non abbia valutato l'entità del danno, ma l'importanza di questi affreschi, le condizioni in cui sono e la necessità di intervenire rapidamente mi pare che siano, rispetto a tante altre situazioni in cui magari tu hai rovine da un terremoto o affreschi che sono ammalorati dall'umidità, qui c'è la gravità della mancanza del tetto e la straordinaria importanza del ciclo legato a San Giacomo dello Spagna, che è una qualità così alta che sarebbe una perdita molto grave non riuscire a recuperarli, per cui io stesso conosco il pittore, ma lo avevo evidentemente sottovalutato rispetto a quello che vedo qui, perché l'eccellenza di alcuni particolari, la composizione, la bellezza del disegno rendono questi affreschi molto importanti dopo la morte di Raffaello, quindi è un ciclo di cui essere orgogliosi. Poi non so se ne potrebbe trarre vantaggio il borgo di San Giacomo per il turismo, tutto quello che si dice, la valorizzazione, però intanto la conservazione è importante, perché se una cosa come questa e l'abbandono non ci sarà speranza che poi ne possa trarre qualche beneficio, quindi è come avere una cosa preziosa e lasciarla all'aperto, insomma, lasciarla con un'automobile d'epoca e lasciarla con i vetri rotti. Siamo di fronte agli affreschi datati 1526, io poi non è che mi scandalizzo, tante cose ho visto, ma questa mi sembra veramente clamorosa, quindi l'attuale amministrazione dovrà farsi carico di indicare la gravità al ministro e io stesso sottolineerò che bisogna intervenire rapidamente e mettere in sicurezza questi affreschi. Una volta sarebbe stato facile staccandoli, oggi non si staccano più gli affreschi, però quest'area deve essere protetta da un vetro e restaurata. La parte poi che dà titolo alla chiesa, quella di San Giacomo, ha il volto del santo che non è perduto ma è certamente pieno di umidità, quindi mi sembra il modo con cui tu sputi sulla, cioè, come avere danaro e buttarlo al vento. Non salverei questi affreschi in nome della possibilità che diventino attrazione, vanno salvati perché vanno salvati, come si salvano i malati perché sono malati, se puoi curarli. Qui siamo di fronte a dei malati curabilissimi che possono poi riprendere tale vigore e energia da essere anche utili. Avverto la gravità e vedo il ministro del 30 e gliela dico immediatamente. Speriamo che possa essere una cosa su cui certamente un intervento deve essere fatto, ma la valutazione dell'importanza degli affreschi determina anche la priorità, cioè alcuni interventi possono aspettare, altri interventi hanno una relativa urgenza, questi hanno un'urgenza assoluta perché sono affreschi di particolare importanza, quindi è lo stupore che ho provato vedendo quanto sono di qualità e quanto lo Spagna si esprime a un livello altissimo di impostazione, di composizione, che mi fa pensare che non si può perdere tempo.